Buonasera a tutti, benvenuti al nostro telegiornale sportivo. Iniziamo come sempre parlando della Fiorentina. Continua la ridda di voci di mercato, mentre è ufficiale la nuova scritta che la squadra porterà sulle maglie. Il servizio di Ilaria Masini. Impazza il calciomercato. Il nome del giorno è stato Totò Di Natale, che resta bianconero, nel senso che passa dall'Udinese alla Juventus. Di viola in tutto questo non c'è niente, eppure per tutto il pomeriggio il nome dell'attaccante è stato da più parti affiancato alla società Gigliata e a Corvino, che più che altro invece è alle prese con il budget da rispettare per tenere in ordine e in pari i conti della società dei Della Valle. Di Natale per il DS sarebbe stato un affare troppo costoso per essere possibile, e così Di Natale va per la cifra di 7 milioni alla corte di Agnelli, che piazza un altro colpo. Il colpo grosso in casa fiorentina dovrebbe farlo Mihajlovic, vincendo domenica sera contro il Napoli, partita difficile anche perché sia Mazzarri l'allenatore che Lucarelli il neoacquisto contro i Viola si esaltano. Il dubbio da sciogliere per Mihajlovic è soprattutto quello legato a Vargas, che ha un problema muscolare al retto femorale. Da capire quale sia la reale condizione del giocatore, se lui stesso insieme allo staff medico darà il via libera per il suo impiego. Il primo allenamento, prima dell'esordio in campionato, è stato effettuato ai Campini a partire dalle ore 18, ma i dubbi maggiori verranno sciolti probabilmente giovedì sera, quando la Fiorentina dovrebbe disputare un'amichevole in notturna contro gli allievi. Almeno questa era l'intenzione dichiarata dall'allenatore nell'ultima conferenza stampa. La formazione a quel punto sarà più chiara anche per lo stesso allenatore, che in difesa dovrebbe comunque schierare De Silvestri, Natali, Kroldrup, Pasquale, a centrocampo Zanetti e Montolivo e in attacco dietro a Gilardino, Marchionni, D'Agostino, Vargas, se non dovesse essere disponibile Papavaigo. Venerdì invece sarà il giorno della presentazione della maglia stagionale. Intanto oggi la società ha fatto sapere che per tutto il 2010 sulla casacca ufficiale sarà impressa la scritta Save the Children al posto dello sponsor. La Fiorentina sceglie così la solidarietà e si impegna a sostenere concretamente un progetto specifico contro la mortalità infantile. Si è tenuta stamani in prefettura a Firenze una riunione per parlare delle misure di sicurezza da adottare in vista di Fiorentina-Napoli. Le parole del prefetto Andrea Di Martino e dell'assessore allo sport di Firenze Dario Nardella. Vediamo. È una partita che per alcuni profili è già da tempo all'attenzione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Mi preme ribadire che avremo possibilità di far accedere ai vari settori soltanto i tifosi muniti della tessera del tifoso, per l'appunto, nella sua materialità effettiva, quindi tutto quello che può essere ricevuto, documenti sostitutivi, non consentirà assolutamente di accedere. C'è un pericolo di tessere false? Ma questo lo vedremo, al momento segnali di una qual, di un qualche spessore non ce ne sono. Ma stamani la riunione in prefettura è stata molto utile, anzitutto per prendere coscienza dei rischi legati alla presenza di tifosi napoletani che non sono in possesso dei requisiti per poter assistere alla partita, e poi per stabilire un criterio, e cioè che l'acquisto dei biglietti per il settore degli ospiti è condizionato al possesso materiale della tessera del tifoso, vale a dire che i tifosi napoletani dovranno possedere materialmente la tessera del tifoso, come del resto molti dei tifosi fiorentini, per poter acquistare il biglietto e assistere alla partita. Non sarà valida perciò la ricevuta? Non sarà valida la ricevuta, ovviamente noi controlleremo con le forze dell'ordine che questo requisito sia ovviamente tenuto in considerazione. Parliamo adesso anche della Serie B, bottino non esaltante per le quattro toscane all'esordio in campionato. Ha vinto soltanto l'Empoli, vediamo. La Serie B parte malissimo per il Livorno, che tra i fischi dell'Ardenza ne prende 4 dall'ambizioso Sassuolo. Imbarazzante il primo tempo a Maranto, che subisce il gol di Masucci, seguito a ruota da una prodezza di Catelani dalla distanza, ma il giocatore emiliano ha potuto controllare e calciare in tutta libertà. Prima del 3-0 firmato ancora Masucci proprio nel finale di tempo. Dopo la sfogliata di pillone del presidente Spinelli nell'intervallo ci si aspettava una reazione forte nella ripresa, ma invece non è stato così. Il Sassuolo ha controllato e ha colpito di nuovo con una punizione indiretta di Martinelli, che non ha lasciato scampo a De Lucia. È partito invece benissimo l'Empoli, che ha espugnato il Matusa di Frosinone al termine di un match emozionante.
Ciociari in vantaggio nei primi minuti con un gol del redivivo Santoruvo. Gara aperta con gli azzurri che senza scoprirsi non hanno mai smesso di cercare il pareggio, arrivato grazie ad una conclusione dal limite di Fabbrini. Nella ripresa Empoli avanti con Coralli, bomber già a segno due volte in Coppa Italia contro la Reggiana. Sembra fatta, ma a 5 dal termine pareggia il Frosinone con Biso che supera Andanovic di testa. Un punto potrebbe star bene ad entrambi, ma proprio al 90esimo ancora Coralli ci mette lo zampino e firma il 3-2 definitivo che proietta l'Empoli in vetta. Pareggio esterno per il Siena all'Adriatico. Dopo una mezz'ora di sofferenza, la squadra di Conte va in vantaggio con una girata di testa della vipera Mastro Nunzio. Sembra fatta, ma il Pescara non demorde e a 10 dal termine Veratti, interessante questo giovane, imbecca Sansovini in area e l'ex Grosseto firma l'1-1 finale che lascia l'amaro in bocca ai bianconeri. A Grosseto finisce invece 0-0 fra i toscani e l'Ascoli dell'ex Gustinetti e proprio Gustinetti negli spogliatoi ha denunciato di essere stato aggredito dalla famiglia Camilli. Evidentemente fra l'ex tecnico e i proprietari del Grosseto i rapporti continuano ad essere pessimi. Continuiamo a parlare di Serie B, in particolare dell'Empoli. Azzurri di nuovo al lavoro, al sussidiario del Castellani dopo la giornata di riposo di ieri a seguito della vittoria nella prima gara del campionato in casa del Frosinone. Gli azzurri hanno lavorato agli ordini di Aglietti e del suo staff a partire dalle 16, esercizi sul possesso palla, lavoro atletico con i preparatori e infine una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani la squadra effettuerà due sedute di allenamento al Castellani. Nella mattinata gli azzurri lavoreranno dalle 10 e nel pomeriggio dalle 16. Due parole anche sul Livorno, seduta pomeridiana per gli Amaranto in vista della trasferta di Bergamo con l'Albino Leffe. La squadra di Pillon ha svolto un lavoro atletico in palestra e sul campo, seguito da alcuni esercizi di tattica e possesso palla. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento con il nostro telegiornale sportivo domani, come sempre alle 19.45. Ci sarà spazio soprattutto per le parole di Alberto Gilardino, che parlerà domani pomeriggio in conferenza stampa. Dunque grande attesa per le sue parole. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti.